con la conferenza unificata. Ora, la conferenza unificata è una sede di concertazione, cioè dove sono presenti lo Stato, le regioni e gli enti locali. Sì. Qui però si diceva anche, nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo su dove sì e dove no in Italia, dove poter estrarre e dove no, beh, allora a questo punto il governo fa da sé comunque, cioè si sostituisce alla decisione delle regioni e degli enti locali. Che Ora che era, ti succede? voglio interrompere, che Sì. era una dei propositi delle linee guida della famosa riforma costituzionale che poi è stata bocciata al Ecco, referendum. infatti arriviamo Ah, anche a questo, perfetto, perché, perfetto. no, Vai. per una semplice ragione, perché in realtà uno dei quesiti referendari, quindi il secondo, in realtà concerneva proprio questa previsione, cioè nel momento in cui si era scritto quel quesito, che le 10 regioni avevano proposto, si era detto cancelliamo la parola terraferma, cioè a dire le regioni e gli enti locali devono esprimersi su tutto, anche sul mare territoriale. Dopodiché diciamo un'altra cosa, cancelliamo il fatto che nel caso di mancato accordo lo Stato faccia comunque da sé. Ora cosa è Certo. successo? Il governo è reintervenuto nuovamente nel dicembre 2015 col maxi emendamento alla legge di stabilità 2016, cioè a Sì. dire ha proposto tutta una serie di modifiche per far saltare in sostanza il referendum. Referendum. E poi siamo andati al voto su un unico quesito e tra le modifiche apportate c'è stata anche la modifica al piano delle aree, ma non nel senso voluto dalle 10 regioni, bensì si è previsto che cosa? La cancellazione radicale della previsione normativa che concerneva il piano delle aree. Quindi noi non abbiamo più questa previsione normativa. E come si è giustificato? Con una giustificazione abbastanza ridicola, perché nella relazione tecnica che accompagnava il maxiemendamento si diceva che era necessario sopprimere il piano in modo da non ledere le prerogative delle singole regioni previste dalla normativa vigente in merito al rilascio dei titoli minerari. Mi spiego. Cioè a dire, se noi stabiliamo che sia un organismo, quale quello della conferenza unificata, a stabilire dove sì e dove no, e quindi raggiungere l'intesa, in questo modo le singole regioni non avranno più voce in capitolo. È contraddittorio, mi aggancio a quello che dicevi tu, perché nel frattempo però la proposta di revisione costituzionale cosa prevedeva? Che in realtà le regioni non dovessero avere più alcun potere in fatto di energia e che Esatto. riconduceva tutta la materia in capo allo Stato, quindi altro che lesione delle prerogative solo sui titoli minerari. In realtà alle regioni l'obiettivo era quello di togliere alle regioni la competenza in fatto di energia. Ora, si è tentato di porre rimedio alla cancellazione del piano in due modi, cioè da un lato proprio proponendo una modifica al maxiemendamento del governo, cioè di dire guarda, lascia il piano delle aree almeno, ma il governo su questo non ha dovuto sentire ragione a fine dicembre 2015 e quando ormai il procedimento referendario era in itinere, si è proposto un'altra cosa, cioè si è proposto, sei regioni hanno proposto conflitto attribuzione davanti alla Corte Costituzionale e anche su questo ricorderete che in realtà il conflitto non è andato a buon fine, ma non perché la Corte Costituzionale abbia stabilito qualcosa nel merito, ma semplicemente perché la Corte Costituzionale ha detto che è inammissibile il conflitto perché presentato da sei consigli regionali che non erano legittimati a farlo nelle modalità con le quali è stato proposto il Quasi un ricorso. vizio di Allora, esatto, quasi un vizio di forma, no? come se fosse un vizio di forma. Oggi quindi qual è il senso di questa proposta? La proposta è quella di reintrodurre nuovamente la norma nella legge dello Stato, che è una norma di civiltà, perché in realtà cerca di raggiungere un punto di equilibrio tra interessi contrapposti, cioè tra interessi economici di chi vuole venire in Italia, se trattasi di multinazionale, insomma, cercare di estrarre, e gli interessi contrapposti, che sono quelli dei cittadini, cioè o sono di natura economica, perché magari ci sono tante aziende diffuse sul territorio che hanno un interesse economico di tipo contrapposto, o perché, per esempio, questo Esatto. può riguardare la sicurezza, può riguardare la tutela ambientale, insomma, ci sono interessi dei cittadini contrapposti. Qual è l'oggetto di questa norma? Cioè, cos'è che dice questa norma? Dice una cosa semplice, che debba essere la conferenza Stato-Regioni a predisporre il piano delle aree per l'esercizio di quelle attività, che la proposta debba arrivare dal Ministero dello Sviluppo Economico e poi sempre il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell'Ambiente, adotta il relativo decreto.
Ora, l'unica cosa che forse su cui si può discutere dal mio punto di vista è che magari non debba essere la conferenza Stato-Regioni, ma che possa tornare ad essere la conferenza unificata ad adottare quella decisione, ma per la semplice ragione che è giusto coinvolgere anche i comuni e non soltanto le regioni. Di qui quindi l'appello, cioè questa proposta che domani presenteremo è sostenuta da un appello, qui hanno aderito 148 associazioni, 135 personalità della cultura, della politica, delle scienze, e quindi domani verrà illustrato esattamente il senso di questa proposta così come ve l'ho raccontata. A partire dalle ore 16 è una conferenza stampa che si terrà presso la sala stampa della Camera dei Deputati. Bene, mi sembra che tu abbia esposto il senso di quello che andrete a fare domani in modo chiaro, sostanzialmente riassumibile e così. Dopo il referendum del 4 dicembre è evidente che il ridisegno costituzionale che attribuiva più poteri allo Stato a scapito delle regioni è stato battuto. Questo quaglia questo elemento in un fatto concreto, quello delle trivelle. Sì, in realtà l'invito è proprio rivolto alle regioni, è rivolto alle assemblee, alle due conferenze, cioè la conferenza dei presidenti dei consigli regionali per intenderci e quello dei presidenti delle regioni, proprio perché si facciano carico di questo appello e possano discuterne e chiedere appunto al Parlamento che adotti questa proposta. Ma questo perché? Perché proprio alla luce di quello che dicevi, cioè del fatto che il referendum costituzionale su quella riforma è stato chiaro nell'esito, cioè ha bocciato quella riforma e l'ha bocciata anche per la parte in cui tendeva a togliere i poteri delle regioni sul territorio, sull'energia, insomma su tutte le decisioni che toccano la vita dell'ente territoriale. Quindi io credo che debbano essere loro i principali protagonisti di questa proposta e comunque ovviamente l'invito è rivolto anche al Parlamento, ci mancherebbe. Vedremo, perché appunto nel mentre l'attività delle trivelle sta andando avanti e sta procurando appunto qua e là diversi problemi. Voi che segnalazioni avete su questo? Ma cioè adesso l'emergenza, non so esprimermi nel merito, diciamo così, ma insomma c'è un'emergenza in Basilicata perché l'invaso del Pertusillo si è riscontrato una colorazione anomala, sì. E qui ci sono delle indagini ovviamente in corso, ma i risultati non credo che siano già stati resi noti. Quindi staremo a vedere, ieri c'è stata una manifestazione Notrid proprio nei pressi di quel lago per richiamare l'attenzione sul problema, che non è un problema che però nasce l'altro ieri, cioè è un problema certo. Che ormai insomma c'è ed è da tempo. Io volevo aggiungere, l'invaso del Pertusillo, ricordo, serve di acqua potabile diverse regioni, quindi non è soprattutto la Puglia. Soprattutto la Puglia non è sicuramente un elemento di secondaria importanza. Enzo, io ti ringrazio di questo tuo intervento, torneremo ad occuparsi naturalmente di questo tema, vedremo di fare anche dei collegamenti con i vari comitati di lotta territoriali e quindi in bocca al lupo per domani. Grazie e ci sentiamo presto. A presto, ciao. Amari e sigarette e noi seduti qua nel rosso pomeriggio di sedie e tavolini di qualche bar. Amari e sigarette, perfetti e sconosciuti, che si guardano negli occhi, poi battono i bicchieri e partono a cantar. Oggi avessi un figlio, vorrei fosse romantico. Se oggi avessi un figlio, vorrei che mi guardasse
come fai tu. Se io avessi una figlia, avrebbe i tuoi capelli, frasi scritte in corsivo su un viso che confonde e se ne va. E chiudi gli occhi e poi sorridi e bevi un sorso dal bicchiere. Mi lasci un bacio e te ne va, ah, 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 ah. Te ne va. Sto ancora qua a disegnar comignoli che fumano tra un cielo e un bar. Va, il tempo viene va, per vendere all'incanto i tuoi minuti di felicità. Rimangono parole, calci di neve al sole, rimangono parole come segni di rossetto sul tuo bicchiere. Amare e sigarette come un ragno annoiato, disegno il tuo sorriso con fili arrotolati di voluttà. E chiudi gli occhi e poi sorridi e bevi un sorso dal bicchiere. Mi lasci un bacio e te ne va, ah, 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 te ne va. Va, io resto ancora qua a disegnar comignoli che fumano tra un cielo e un bar. Va, il tempo viene va, per vendere all'incanto i tuoi minuti di felicità. Sigarette è solo una canzone, è quello che rimane di occhi incastonati tra un cielo e un bar. A terza girl. She can count on me to be there.